aglie e fravaglie in coppo fuoco mo tu squaglie, aglie e fravaglie aiuto pure non mi paglie, vedo, rivedo, prevedo e provvedo, anche se intorno è scuro l'arredo, curo l'ansia, andosci a paposce e perfino a bacchetta mosce. Sento degli intrusi, ma non è chiaroveggenza. Diciamo che più ho il fatto delicato. Che è stufite? Mago, sono io, ma non so se puzzo. Fede, te lo dico io. Mago, sarà la vicinanza con certe persone che... No, Fede, tu, e non ne parlammi più. Mago, stasera ci portiamo da lei e... Da un po' non lo facevamo, tanto che molti pensavano che lei era morta. Vietto veleno, ciucciuetla! Usci, usci, fuori da quest'uscio! Mago, noi pensavamo di chiedervi dei rimedi per la tonsillite di maggio. So tutto. Quella cara ragazza dorme scoperta la notte e mo fa ancora frisca. Mago, ma come fa a saperlo, Mago? Sciacquati, che te pensi che così faccio maga? Son maga e tengo i brac. E appunto, cosa le consiglierebbe allora? Ho già preparato un unguento che va applicato 3 volte al giorno. Si fa un'applicazione al mattino, una al mezzogiorno e una alla sera. Me lo segno, allora. Fare le applicazioni. Ripeto, se ne deve fare una al mattino, una a mezzogiorno e una alla sera. Ma di che cosa? Ma allora riparlo vento. Ditelo che parla ai venti. Cos'è stato, Mago? Niente, un colpo di vento. Allora, dicevamo, l'unguento lo deve applicare una volta al mattino. Oh, ma chi? Chi? Che stai dicendo? Ma Matti, deve mettere l'unguento. Ma allora non hai capito niente. Glielo deve mettere Vinci, una volta alla mattina, una a mezzogiorno e una alla sera. Mago, io non ci capisco più niente, mi sono perso. Va, figlio mio bello, è fatto spiegare da Tony Luparello. Song for the broken heart.